Intanto, prima di tutto, devo dire che sono molto contento di avere finalmente il libro in mano, essendo un libro prodotto dalla carta e essendo la carta prodotta dal digitale, anche il libro contiene intrinsecamente la luce che dà spunto, vigore e anche, diciamo, cibo al libro, alla lettura stessa. E io l'ho letto in formato elettronico e devo dire che è un'altra cosa. Avere in mano il libro finalmente dà la sensazione vera di questo rapporto tra il dire della luce e il fare della luce. E è un viaggio, quello che propone Gianumberto, assolutamente imperdibile. E peccato che non ci sia nei programmi Valtour e cose di questo tipo. Ed è un viaggio che non si potrebbe fare umanamente, diciamo. È un viaggio che riguarda la natura, gli esseri viventi in generale, riguarda anche l'uomo, poi magari meglio ci dice lui in che misura, ma è una storia molto bella che cresce che nasce appunto dal fatto che siamo irradiati da questi fotoni che arrivano da lontanissimo ed entrano dentro la materia di cui siamo fatti, forse addirittura in un certo senso ha contribuito sin dalle origini a dare forma e esistenza alla varietà del genere, alla varietà delle creature che vivono sulla Terra. E da questo piccolo raggio di sole, che poi occupa uno spazio che per tanti anni si è creduto del tutto immateriale, che invece è materia allo stato puro, insomma, è materia condensatissima, parte questo viaggio che lentamente, ma con grande velocità di lettura, perché il libro si legge con una facilità e anche una ingordigia, visto poi l'argomento, come questo raggio di sole arriva a entrare nel corpo del vegetale e arrivare fino al corpo del carnivoro. Appunto, prima ci sono le piante, la loro fotosintesi, il modo con cui le piante mettono in gioco la loro esistenza attraverso la simbiosi o la competizione anche con altre creature che a volte sono vegetali stessi, come il bellissimo caso delle piante delle piante parassitarie, o gli animali, dai piccoli insetti agli animali più grandi, volatili, che nutrendosi di piante innestano insomma una catena alimentare che finisce attraverso gli erbivori e poi fino ai carnivori. E quindi questo raggio di sole arriva nella nostra pancia, alla fine, in qualche modo, per una via indiretta che non è quella con cui noi, per esempio, sintetizziamo la luce attraverso l'epidermide, no? Che non è certamente una forma di fotosintesi, perché è tutt'altra cosa, ma anche noi abbiamo dei recettori che ci permettono non solo la vista, prima di tutto, ma anche il sonno, per esempio, no? Credo che la luce che entra nei nostri corpi produce melatonina e quella è un regolatore naturale del sonno. Beh, un altro modo con cui noi immagazziniamo la luce, la sua potenza, il suo calore, insomma anche la sua forza originaria, è proprio mangiando, in un certo senso, mangiando l'insalata, mangiando però anche creature che hanno già mangiato l'insalata, diciamo. Io insegno letteratura italiana all'Università di Perugia e quindi mi occupo di storia, di narrazione, ed è per questo, certamente non di scienza, ed è per questo che Gianumberto, credo, mi abbia voluto qui a presentare il suo libro, perché naturalmente queste storie sono storie di scienza, ma è di natura, dietro la quale c'è molta scienza, diciamo, ma sono prima di tutto storie, cioè narrazioni che, come dire, umanizzano in un certo senso il nostro modo di guardare a questi fenomeni così complessi, così variegati, molto di più, ci mi veniva in mente leggendo, molto di più di quanto siano complessi e variegati i rapporti tra gli uomini. Ci sono una varietà, c'è un senso etico, insomma, che come tutte le narrazioni. Poi le narrazioni che cosa sono? Sono il racconto dei comportamenti. Ebbene, proprio il comportamento, diciamo, che noi indichiamo spontaneo, naturale, diciamo così, naturale, non è colpa loro,
Attraverso la narrazione invece si riempie di quelle, di quei significati a cui noi umani siamo soliti dare un senso: la difesa, l'attacco, la sopravvivenza, la comunità anche in alcuni casi. E quindi credo che aiuti a capire come i nostri comportamenti, che chiamiamo etici, in realtà rispondono a dei comportamenti naturali. E quindi in fondo, alla prima lettura di questo libro, noi diventiamo delle piante. Io almeno mi sono sentito così. Chiaramente non posso entrare nel merito del discorso scientifico che sta dietro a tutta questa faccenda, perché la mia modalità di leggere la divulgazione scientifica, perché poi di questo si tratta, è così molto estemporanea. Leggo un libro all'anno di divulgazione scientifica. E io ne scrivo un all'anno. E lui ne scrive un all'anno e io leggo uno all'anno. E però adesso che ho abbastanza anni ho una bella biblioteca di questo genere, e nella mia piccola storia sono passato attraverso molte narrazioni. Il più bello di tutti è un racconto sul celecanto, di come questo animale preistorico è sopravvissuto ai milioni di anni e come è stato ritrovato nelle reti dei pescatori del Madagascar. Ma poi narrazioni sul tempo, narrazioni sul cervello, sulla vista e quindi ecco anche sulla luce. E devo dire che la particolarità rispetto a queste altre letture che ho fatto del libro di Gian Umberto è il fatto che le storie di Gian Umberto non sono solo storie delle cose animate, ma sono anche storie di come l'uomo ha usato questo mondo. E quindi il discorso diventa, da discorso sulla natura, immediatamente un discorso sulla antropologia, cioè sull'antropismo, diciamo, cioè sul modo con cui gli uomini hanno culturalizzato il loro rapporto con la natura. Bellissima la storia delle streghe, insomma, per dire, quella più eclatante, da cui poi sono stati tratti anche film, narrazioni che apparentemente con la natura non c'entrano nulla, eppure i meloni e le zucche fioriscono e poi la luce entra anche dentro questi rapporti strani. Poi tra l'altro io mi occupo da qualche tempo di fiabe e devo dire che credo che dovrò ricorreggere alcune cose, per esempio di un libro in uscita adesso, di un'antologia delle fiabe antiche della letteratura italiana, dove ho trascurato totalmente il potere che la luce ha sul modo con cui gli uomini si convincono di essere esistenti. E rileggendo il libro mi sono tornati in mente i passi di queste novelle magari trecentesche, dove già avevano in un certo senso colto il potere della luminosità. E non voglio parlare troppo a lungo, poi vorrei che anche Umberto raccontasse qualche storia, insomma abbiamo poco tempo, però due minuti me li prendo anche per presentare in fondo Umberto, che forse non tutti conoscono qui. E Umberto è di Bologna, o area comunque emiliana, no? Di Bologna, e dove evidentemente la luce batte forte, perché mi è venuto, avrei anche altri molti passaggi da dire, no? Per esempio il fatto che, se non ricordo male, tu sei allievo di Celli in un certo senso, no? Quindi c'è una lunga tradizione di persone che guardano e raccontano il mondo della natura, ma la più antica che mi viene in mente è quella di Ulisse Aldrovandi, che alla fine del Cinquecento organizzò non solo forse il primo museo scientifico in area europea che avesse, diciamo, uno spessore, anche un numero, mi sembra 50.000 pezzi già negli anni 80 del Cinquecento, dove c'era di tutto, pietre, piante, animali, nelle varie forme di conservazione con cui questo era possibile. Ma soprattutto, dal mio punto di vista, è il primo grande narratore della natura, che lui chiamava, dato che, come al solito, ogni volta che uno fa una cosa nascono delle polemiche, lui diceva che quello che lui scriveva era leggenda, nel significato proprio letterale del fatto che era natura da leggere. E in un certo senso il libro di un Gian Umberto mi sembra che faccia da mediatore, da quello che noi leggiamo nella natura, come diceva Galileo Galilei, ma prima Aldrovandi, faccia da mediatore di questa continua lettura che noi facciamo dell'esistenza. Adesso però faccio parlare Gian Umberto con la stessa rapidità con cui... Bene, grazie. Mi scusi in anticipo perché io tra un quarto d'ora più o meno devo andare via a un treno
insomma, un impegno imprevisto. Questo libro nasce proprio da Giorgio Celli, che la prima lezione all'università, Giorgio Celli è stato un professore universitario ed è stato il mio maestro per tanti anni, ci raccontò questa cosa, aprì e chiuse la mano e disse: l'energia che uso per aprire e chiudere la mano è l'energia del sole, che è arrivata chissà quanto tempo fa, è stata presa dalle piante, trasformata in energia chimica, cioè da energia luminosa ad energia chimica, e poi attraverso una rete imperscrutabile è arrivata qua, adesso io apro e chiudo la mano. E io questo libro, seguo un singolo raggio di sole che fa proprio un viaggio. Fa un viaggio, viene preso dalle piante, trasportato negli erbivori, nei carnivori, quindi nel degradatore, poi ritorna, diciamo così, nell'universo. E succede questa cosa, noi riusciamo a fare questa azione, diventa vita, perché la Terra è davvero un posto particolare. Prima di tutto ha una dimensione ottimale, sia per quanto la gravità, sia perché è capace di trattenere un'atmosfera, e poi ha una distanza dal Sole perfetta, e quindi non è né troppo caldo né troppo freddo, quindi l'acqua può rimanere liquida, non diventa né ghiaccio né vapore. E questa fortunata, questa serie di coincidenze hanno permesso così alla materia inorganica di diventare sempre più complessa e diventare finalmente vita. E la vita è antichissima e racconta migliaia e migliaia di storie che io in qualche modo raccolgo e così metto nei libri, ma metto anche insomma alla radio, perché tutti i mercoledì ho un appuntamento radiofonico, ma magari vi racconto qualche storia. Volevo raccontare di come le piante risolvono alcuni problemi, per esempio sulla disseminazione. Vi racconto quella del caffè. Il caffè così vuole trasportare il seme e liberarlo lontano, e quindi ricopre il seme, che è il figlio del caffè, con una polpa zuccherina e rossa, in modo tale che gli uccelli, che sono dei disseminatori perfetti, arrivino sul caffè, mangiano il caffè e poi dopo liberano il chicco lontano. E solo che il caffè è un virtuoso, perché ha inserito all'interno della polpa una sostanza che si chiama caffeina, che fa andare veloce l'uccellino. Quindi l'uccellino, così bello agitato, va così, percorre tanti chilometri, poi libera il semino, ovviamente con del concime naturale, lontano. Non digerisce il caffè, cioè il seme, perché è molto duro, ma soprattutto ha una dose di caffeina talmente alta che è da risultare tossica. Gli esseri umani però invece hanno imparato a processare il caffè e ottenere una bevanda fenomenale, di cui io sono praticamente tossico, dipendente, è un po' più elegante la parola dipendente che tossico. E proprio perché sono talmente dipendenti dal caffè che hanno preso la pianta del caffè, che è così africana, l'hanno portata dappertutto e l'hanno portata tutta nella fascia tropicale, tra cui anche nel sud-est asiatico. Nel sud-est asiatico nell'Ottocento le persone hanno disboscato le enormi foreste di palme per appunto lasciare spazio alle piantagioni del caffè. Sono crollate le popolazioni degli animali, perché c'è una sorta di assioma dell'ecologia che dice: l'animale è lo specchio del suo ambiente, quindi se tu rompi l'ambiente rompi anche così la vita dell'animale. E quindi c'è stata un'azione a catena disastrosa. È sopravvissuto un animale, lo zibetto delle palme, un piccolo così mammifero che è molto simile alla mangusta, il quale al posto di mangiare i datteri delle palme si è messo a mangiare i chicchi, insomma i frutti del caffè, distruggendo tutte le piantagioni. Le persone erano disperate perché appunto non riuscivano a raccogliere più il caffè, però hanno trovato una soluzione. Lo zibetto del caffè ha un comportamento, cioè lui delimita il territorio con i suoi escrementi, e dato che i semi del caffè sono indigeribili, all'interno degli escrementi ci sono appunto i semi del caffè. E quindi cosa hanno detto le persone? Beh, insomma, andiamo, capiamo dove lo zibetto è abitualmente, così depone i suoi escrementi, raccogliamo i semini, li laviamo, li puliamo, li tostiamo, chi se ne accorgerà? Nessuno, pensavano, e invece se ne sono accorti perché il caffè processato allo zibetto era di una qualità elevatissima, altissima.
perché l'apparato digerente dello zibetto digerisce una piccola pellicola che così avvolge il seme, ed è quella pellicola che è una pellicola molto amara, quindi togliendo la pellicola rimane soltanto un gusto dolce particolarmente gradito, e quindi da un disastro, insomma, questa cosa dello zibetto è diventata una grande risorsa. Io l'ho bevuto il caffè dello zibetto in un bar a Milano, costa 5 euro, ma in alcuni posti costa ancora di più, quindi insomma è un grande... 5 euro in piedi. Vi racconto un'altra storia, visto che abbiamo una lettrice. Il raggio di sole passa dagli erbivori, ma c'è un problema, perché questo libro racconta di problemi e soluzioni. C'è un problema, che questo raggio di sole viene in qualche modo imbrigliato in una sostanza che prende il nome di cellulosa, che è indigeribile. Quindi gli erbivori devono così processare questa cellulosa, e lo fanno in tanti modi. Qui ne descrivo tanti, ma ve ne racconto uno, che è quello delle pecore. Le pecore sembrano grasse, ma in realtà non sono grasse, hanno uno stomaco molto ampio, perché all'interno dello stomaco c'è un processo che prende il nome di fermentazione, hanno una simbiosi con dei microrganismi, e questi microrganismi digeriscono la cellulosa al posto della pecora, e quindi loro sono diventati riescono a processare tanta erba che noi non riusciamo, e la trasformano in lana, carne, latte, eccetera, eccetera. La pecora è un animale asiatico che è stato ovviamente allevato dagli esseri umani e portato anche in Australia, e in Australia è scappata, alcune pecore, alcune capre sono scappate e adesso vivono nel bush, nel deserto australiano, e brucano, mangiano, solo che in Australia non c'erano gli erbivori così efficienti, quindi queste pecore, queste capre stanno così davvero facendo dei danni notevoli alla vegetazione. Gli australiani, che insomma sono piuttosto spartani, si può dire, hanno risolto o cercano di risolvere il problema in questo modo: vanno nel deserto australiano, catturano una pecora, una capra, la portano nella stalla, la puliscono e danno a mangiare del fieno di ottima qualità. Quando questa si è rimessa in forma, le iniettano una dose da cavallo di ormoni femminili, di estrogeni. Questa diventa una super femmina, una super capra, una super pecora, e poi la liberano nel deserto australiano con un radio collare, e poi aspettano un'ora, 2 ore, 3 ore, questa emana delle sostanze che attira centinaia di maschi da chilometri, tutti i maschi arrivano, si precipitano, allora è quel momento che arrivano gli australiani con i fucili, tum tum tum, fanno una carneficina di maschi, e però cercano di liberare il deserto australiano da questo problema. Si chiama la tecnica di Giuda, perché lei ovviamente è una traditrice inconsapevole, ma traditrice, oppure della mantide religiosa, perché la mantide religiosa sapete che è così, si mangia il maschio. Vi racconto un'altra storia, poi scappo, scusatemi davvero, ma proprio devo andare. Vi racconto la storia del dialogo tra le due sponde del Mediterraneo, che secondo me è quella, insomma, la storia della vita è molto antica, e in qualche modo gli organismi si sono plasmati gli uni con gli altri, e quindi per esempio le piante forniscono agli uccelli il perfetto nutrimento per quel determinato momento. Per esempio adesso arriva l'estate, ed estate gli uccelli hanno bisogno sia di acqua ma anche di zucchero, perché hanno bisogno di energia prontamente assimilabile, perché devono volare, accudire ai pulcini, eccetera, e quindi la frutta dell'estate infatti è molto succosa, molto acqua e anche dello zucchero. Poi gli uccelli sono piccoli, non riescono a mantenere una temperatura corporea adatta ad fronteggiare l'inverno, quindi tendono a migrare. Il problema è che l'Europa e l'Africa, che è dove così splende un'eterna primavera, c'è un mare che devono attraversare, sono degli animali piccolini. E cosa fanno? Si radunano sulle sponde del Mediterraneo e qui trovano una pianta perfetta che casualmente matura propri frutti in ottobre, novembre, cioè quando gli uccelli devono fronteggiare la migrazione, che è l'olivo. L'olivo non ha acqua, perché in inverno non serve l'acqua, ma l'olio, che è una sostanza molto molto energetica, e questa energia viene rilasciata gradatamente. Quindi loro fanno incetta di olive, si caricano energia
e così attraversano il Mediterraneo. Arrivati dall'altra parte, dall'altra sponda, liberano il semino che attecchisce ovviamente, e poi nella primavera successiva gli uccelli hanno il problema contrario, cioè devono andare di nuovo in Europa perché le estate sono molto lunghe, le giornate estive sono lunghe, condizioni perfette per così la crescita, lo sviluppo dei pulcini. Devono attraversare il Mediterraneo e incredibilmente, grazie a un sincronismo perfetto, determinato da una storia molto antica, gli ulivi dall'altra parte del Mediterraneo maturano proprio i frutti proprio in gennaio-febbraio, cioè quando gli uccelli devono ripartire e tornare, insomma, in Europa. Quindi c'è una specie di dialogo, una sorta di dialogo tra le due sponde del Mediterraneo, ed è un dialogo fatto così di amicizia, di simbiosi, di qualcosa di positivo, cosa che mi auspico insomma avverrà anche nel mondo degli uomini, perché adesso invece ci sono un po' di conflitti. Io, scusate, ma proprio devo così scappare. Grazie Fabrizio, scusa se...